biondo al Festival di Sanremo. Ciao Simo. Ciao ragazzi, chill. Ci siamo, e tra l'altro noi ci siamo incontrati diverse volte, però ti dico la verità, mai avrei pensato di incontrarti nella Città dei Fiori. Neanche io l'avrei mai pensato, in effetti, perché comunque ho... soprattutto guardando il mio percorso, come mi sto muovendo, non immaginavo di stare quest'anno qui. In effetti è un po' insolito, anche perché tu accompagnerai nella serata del venerdì dedicata ai duetti Einar su una canzone dove io faccio fatica a immaginare quello che può essere il tuo apporto. Ma guarda, io per sdebitarmi un po' del favore di Einar ho dovuto scrivere una hit, cioè è venuta proprio una bella canzone, sono felice perché chiunque l'abbia ascoltata, dai più grandi, ha detto mazza, wow, ci sta. E comunque, no, io lo sapete, ma chi mi segue sa, ho rilasciato il mio ultimo disco 3 mesi fa, quindi è un disco un po' più maturo, è uno scalino che mi serviva nel mio inizio carriera. Quindi non era in previsione per me andare quest'anno a Sanremo, magari in un futuro, perché poi sono una persona aperta, cioè poi trovarmi con la gente che fa pop e quelli che fanno hip hop, non ho una chiusura mentale. Però, capito, quest'anno per me è una sorpresa, anche per me, stare qui, non l'avrei immaginato. No, ma anche perché comunque io ricordo lo scorso anno ad Amici, quando si parlò di autotune, eccetera, adesso di autotune se ne parla addirittura a Sanremo. Certo, no, posso dire che l'ho sdoganato un po' questa cosa, no? È la realtà. Nel pubblico del pop, cioè è una cosa normalissima, pure ieri ho sentito Achille Lauro, ci stava dentro con l'autotune, certo, cioè... Non... È un effetto vocale. Io canterò a cappella. Ma poi appunto quello che conta alla fine sono anche le emozioni che si possono portare, o la musica, come in questo caso il Festival di Sanremo, che è realmente una fotografia dei vari generi che stiamo ascoltando e che stanno portando. Ma sì, diciamo che oggigiorno non, secondo me è sbagliato continuare a chiudere gli occhi, no, riguardanti le varie tendenze musicali che poi rappresentano i giovani. È un po' il discorso che facevo pure con Ego, no, alla fine ci descrivono così e quindi noi siamo per predisposizione portati ad ascoltare questo tipo di musica, quindi sono felice che quest'anno al festival ci siano anche stili un po' innovativi, no? Stiamo seguendo il trend del mondo poi. Ma poi è anche giusto così, anche perché comunque a volte si dice ma la trap, comunque i testi non sono quelli di una volta, ma ragazzi, ma cerchiamo di concentrarci solamente su quella che è la canzone, su quelle che sono le emozioni, non dobbiamo semplicemente focalizzarci su un singolo dettaglio. Vabbè, essendo una cosa nuova ovviamente ci sarà sempre tutti i pregiudizi, quello e quell'altro, adesso già questa cosa è molto passata. Certo, si possono contrastare vari testi, trap, ma se la persona è così racconta quello che è. Io, per dirti, non faccio trap, faccio R&B e racconto, certo, Tutt'altro tipo di testo. Alcune canzoni per me sono un mood, le devi ascoltare semplicemente, non concentrati, proprio è un mood, oddio, cammino per la strada perché questa canzone mi dà quel mood, cioè perché io lo rapporto a poi quello che fa a me la musica, l'effetto, gli artisti che ascolto io, molto spesso so che se vado lì, mi ascolto quella canzone, è come uno sprint, mi ricarica, no? Quindi... Non vedo problema. Ma poi tra l'altro noi abbiamo parlato già anche di quello che è il tuo ultimo lavoro, anche perché, lo abbiamo detto, lo hai detto anche tu, l'hai riconosciuto, è un'evoluzione rispetto al passato, ma allo stesso tempo ci sono degli omaggi, dei riferimenti. A me viene in mente, per esempio, lo dicevamo, l'R&B della fine anni 90, primi 2000, le TLC. Sì, no, assolutamente è un omaggio a tutto quello che è stato, perché poi comunque la musica è tutto un rigenerarsi, io rapporto quello al giorno d'oggi. Ovviamente tramite la chiave di lettura che poi è la mia, io racconto sempre di queste storie un po' malate, no, con le ragazze, a volte tratto temi sessuali, robe comunque un po' che raccontano poi quello che sono, quindi io non sto mentendo e sono felice che comunque anche tu hai colto questi richiami, no? Perché non vorrei mica dire tu che sei vecchio, no? No, anche tu, cioè è una bella cosa, per me mi fa molto molto piacere, te che tratti, cioè fai al Music Italia, no? È una cosa proprio, specialmente proprio di musica, è bello, no, sentirselo dire. Perché non è da tutti, no? Magari la gente a primo impatto vede l'album mio, neanche lo ascolta perché ma lui è quello o l'altro. In realtà quest'album è tutta un'altra, è un'evoluzione, cioè io lo considero un tassello fondamentale, perché comunque già semplicemente da quando sono uscito Amici sono cambiato, nel senso sia a livello umano che a livello musicale, sono maturato molto. Adesso sto lavorando al terzo album, no? Si comincia subito, poi quando lo rilascerò ovviamente ancora non lo so, però perché comunque dietro un album ci deve essere un lavoro bene, ben definito. Ma anche perché comunque questo album secondo me ha bisogno ancora di tanta promozione, anche perché è un album talmente vario dove ci sono tante sfaccettature di te e soprattutto anche tanti temi che possono essere trattati in diversi modi, anche quello che è il tuo amore per la musica, anche con altri tipi di citazioni anglosassoni. Sì, bravo, comunque il riferimento è sempre quello, no? Io ho sempre ascoltato musica americana, quindi è normale che poi nelle mie canzoni ci siano tendenze molto americane ad approcciarmi col flow, approcciarmi con i contenuti. Quindi magari molto spesso con le frasi un po' anche piccole, in realtà vogliono dire tanto, perché se poi vai a ascoltare i testi americani, io che comunque li capisco, mi rispecchio in molte cose,
anche se poi le descrivono con cinque parole. Quindi non sono felice di questa cosa di ego, io pure sono convinto che comunque debba ancora spingere, nel senso che deve essere ascoltato, cioè no, ovviamente è un nuovo lavoro, io ci sono stato tanto dietro, ho speso tanto quest'estate tra in store, la notte a scrivere, paranoie, quello e quell'altro, no, è normale che un po' ti cambia. Cioè, quell'inquietudine che comunque si sente, che è tipica di chi è sensibile, di chi ha quell'animo artistico. Sì, perché poi finché stavo dentro il talent era tutto molto bello, no? Nel senso, oddio, sono qua, poi io mi trovo a mio agio sotto le telecamere, quindi non è che è sempre stato molto chill. Soltanto che poi dal momento in cui esci, cominci a confrontarti col pubblico rivale, con varie realtà, con la discografia, cioè ovviamente cose sono cose che ti cambiano, cioè noi ti siamo portati a tante pressioni, siamo messi sotto tanta pressione perché ovviamente c'è sempre bisogno di rinnovarsi, di fare meglio, di scrivere meglio, ma me stesso, io ho scritto l'album appena uscito, l'ho rilasciato il 2 novembre, il 3 novembre già stavo scrivendo il terzo, non mi fermo un attimo, io neanche mi riascolto le mie vecchie canzoni. E quello ci sta, anche perché comunque è giusto sempre guardare avanti, e tu in quel poco che ho avuto modo di conoscerti credo che hai dato questa impressione. Biondo, grazie mille, buona musica e ti aspettiamo sul palco dell'Ariston. Grazie a voi, mi raccomando, venerdì ci vediamo sul palco. Just chill and love. Swaghiamo? Swag.